Gianni Colacione per Libri.tv, siamo in compagnia di Marco Cappato. E Marco, ovviamente volevo da te qualche considerazione un po' sull'andamento dei lavori, sulla rispondenza di questo comitato un po' a quello che si preannunciava. Sembrava che potesse essere una cosa esplosiva, poi insomma in definitiva non mi è sembrato, volevo sentire la tua opinione su questo e poi anche sul fatto che a Milano e che in Lombardia non si siano raccolte le firme, non si sia riusciti a raccogliere le firme. Sì, ma intanto la lista in Lombardia è presente al Senato, non siamo riusciti alle regionali e alla Camera. Io ho già detto in comitato, secondo me è bene che consideriamo la situazione complessiva. Noi sapevamo molto bene che tenere aperte le liste fino, diciamo, all'ultimo momento, 10-11 gennaio, praticamente sarebbe stato rischioso, in particolare in molte realtà, perché senza nulla togliere, anzi riconoscendo il merito e il valore dei compagni che in tante zone del centro e del sud sono riusciti a raccogliere le firme, quello che è chiamato, diciamo, la raccolta porta a porta o anche attraverso magari sindaci, amministratori locali eccetera, io ho riscontrato un muro, una grandissima difficoltà, e non è che non l'ho chiesto anche a altri partiti, forze politiche eccetera. Comunque ci possono anche essere dei limiti soggettivi miei e di altri, come non è un problema di cercare scuse, ognuno ovviamente si deve assumere le proprie responsabilità. Quello che mi interessa è perché abbiamo tenuto aperte le liste fino, tra virgolette, all'ultimo momento, sulla base di un ragionamento politico, di un calcolo dell'assunzione della responsabilità di un rischio, cioè fino all'ultimo momento utile cerchiamo personalità che si possono candidare in queste liste e cerchiamo anche alleanze, in particolare la lettera aperta di Pannella Monti, cioè di altri da noi che si possano fare carico, assumere di un pezzo di quel progetto rivoluzionante degli assetti partitocratici, cioè amnistia, giustizia e libertà. Il rischio era un rischio consapevole, non è che noi fossimo ingenui, pensavamo sarebbero arrivati a centinaia le personalità e Monti avrebbe fatto l'accordo e ci avrebbe raccolto le firme di tutta Italia, non è che siamo scemi. Abbiamo rischiato perché, come si dice, no? Il possibile contro il probabile, perché quello sarebbe stato l'elemento per superare almeno in parte quelle condizioni di antidemocrazia alle quali questa campagna elettorale condanna i cittadini italiani prima ancora che i radicali. E quindi poi ci sono motivazioni anche specifiche, politiche, che possono riguardare la Lombardia. Marco Pannella dice avremmo dovuto provare con Albertini prima, perché la proposta Ambrosoli era più scontata, magari per noi, nel senso che poi scontata per Ambrosoli non lo è stata, tant'è che ci ha detto di no all'apparentamento. Albertini qualche giorno dopo anche lui in realtà ha detto di no all'apparentamento, ma comunque poi non so fare con il se e con il ma di quello che sarebbe accaduto. È una lettura possibile. Sicuramente so che abbiamo proposto prima Ambrosoli perché in funzione, diciamo, anti elezione Maroni alla presidenza della Regione Lombardia, e nel momento in cui Ambrosoli si dichiarava voler rappresentare, aggregare il fronte alternativo all'esperienza di governo formigoniana, mi pareva, ma la gran parte dei compagni è apparso come il primo tentativo da fare, poi appunto errori possono essere stati commessi, ma questa è stata un po' la dinamica. Per quanto riguarda il comitato, aspetta un attimo solo su questo, allora qualche personalità c'è stata, però mi sembra che anche si sia dileguata. E poi mi sembra che una cosa che poi anche è stata un po' criticata, il fatto del ritiro di certe candidature, poi c'è stata l'evoluzione del taxi di Storace, tu giustamente hai ricordato che anche Marco Pannella ha ritirato la sua candidatura. Le motivazioni le ha date lui e io stesso ho ricordato e ho dato atto a Marco che l'ha fatto nel modo meno
diciamo, in un modo per cui avesse meno effetti possibili di, no, rispetto alla mobilitazione dei compagni, cioè meno effetti negativi possibili. Era una sua sorta di, come di segnalazione di quel limite di scontatezza che lui attribuiva alla richiesta di apparentamento con Ambrosoli. Quindi io ritengo che questo valga un po' per tutti, cioè ci si candida in una lista, cioè un conto è sostenerla e votarla, un conto è candidarsi quando si ha una piena condivisione anche nello specifico di quello che si sta tentando in quella realtà. Ma comunque i dibattiti politici è giusto farli senza liste di buoni e di cattivi, ma sulla base di ragionamenti e di obiettivi, e ognuno si fa responsabile di quelli che porta. Ok, sulle personalità si attendeva Saviano, per esempio, che non c'è stato, si attendeva Vasco Rossi, se non sbaglio, anche lui che non c'è stato, ma poi anche altre personalità che con la vicissitudine radicale avevano poco a che fare. Si è fatto il paragone dei fascisti con Storace, il Taxi, o di Lona Staller all'epoca sua. Pensi che siano commensurabili, cioè che siano paragonabili queste storie con questi personaggi che si sono fatti avanti in quest'ultima vicenda elettorale verso i radicali? No, ogni vicenda politica ha la sua singolarità. Non è che si attendeva, cioè non è che nessuno ingenuamente pensava che Vasco Rossi e Saviano si sarebbero dati le gomitate per potersi candidare in questa grandissima occasione, opportunità. Sappiamo e sapevamo che era una lotta molto difficile, una scommessa, un rischio, chiamalo come vuoi. E il progetto lista di scopo nella sua natura significava riesce a penetrare se coinvolge altri da noi. No? Candidature scandalose, i Don Gallo, eccetera, o lo stesso Amicone, Comune di Liberazione, Tempi, eccetera. Che cosa significava? Così un mercanteggiare con gente che è contro di noi su tutti i temi etici, eccetera, eccetera. Parlo di Amicone in particolare. No, era anche lì un disegno politico che ovviamente si può contestare politicamente, perché non c'è una strategia che è scritta sul marmo sulla quale noi tutti dobbiamo giurare col sangue e la fedeltà, ma era di dire l'illegalità di Cesare, cioè dello Stato, chiediamo aiuto anche a Pietro, il mondo cattolico, chi è in politica anche in quanto cattolico, eccetera, per fare valere la legalità, il diritto, la legalità dello Stato. Che questa è una proposta politica, è un grosso rischio, che è un po' anche il discorso che è stato fatto a Monti. Sono prevalse lì altre logiche. Era prevedibile, sì, ce lo siamo detti che Monti avrebbe trovato ostacolo nel dire di sì, avrebbe trovato ostacolo nell'UDC, in Casini, in quel pezzo di mondo democristiano del quale pure si è servito, e il mondo democristiano punta a servirsi di lui. Poi vediamo chi vincerà questa cosa, però erano tutti rischi dei quali si è discusso. Allora, perché lo dico? Perché quindi a posteriori una ricostruzione serve a dare ragione agli uni e agli altri? No, si poteva essere contro questa strategia prima, durante e dopo. Quello che secondo me non sarebbe sbagliato, nel senso che non ci aiuterebbe a capire, è immaginare che sia tutto avvenuto per una serie di incredibili errori di improvvisazione, o di non avere considerato che poi le personalità non sarebbero arrivate, che Monti non sarebbe... non è questo. Non sono stati fatti degli errori, sono stati fatti anche tecnicamente di fretta, allora le liste, quindi gli errori ne sono stati fatti tanti, le responsabilità poi possono essere un po' generali, anche gli assetti, la galassia, la chiarezza, le decisioni, ci sono anche questi elementi, però prima c'è la politica, perché senza la politica, anche per contestare le scelte fatte, si rischia di non capire, cioè ridurre a una tensione organizzativa e di poteri decisionali, e per quanto rilevante sia questo aspetto,
diventa un po' uno spessore, un ostacolo a capire la sfida che è stata lanciata con questa lista, che riguarda una battaglia che continuerà, perché è una battaglia di ormai 2 anni, anche molto di più, la marcia di Pasqua 5 anni fa, eccetera, sì, 27 anni fa, ma che adesso è entrata in una fase di maggiore di centralità, cioè posta da Pannella come una sorta di condizione pregiudiziale alle altre battaglie politiche, addirittura come valore transnazionale il tema del diritto, della legalità come fondante della democrazia. Questo è quello che stiamo cercando e che dovremo continuare a fare a prescindere dal risultato elettorale. Marco, questa metodologia che si è scelta, poi a parte i vari errori critiche che poi sono state in qualche modo, ho sentito rispondere con era tutto previsto, e quindi vabbè, era tutto previsto. Comunque sia, la metodologia scelta ha fatto sì che molti campani, molti diciamo sul territorio si siano sentiti un po' ignorati, un po' trattati così, senza sentire e ascoltare le loro istanze, e rispettare magari anche riguardo ai tempi e così via. Tratta di un po' come dei soldati che devono poi raccogliere firme, non si sa bene per chi, per cosa, in certi casi poi non andavano bene, bisogna ricominciare da capo. Ecco, un pochino anche in questo comitato si sono materializzate queste proteste, insomma queste critiche. Tu che ne pensi? Delle difficoltà ci sono evidentemente state. Il militante radicale, l'iscritto radicale è libero per definizione, nel senso che anche in termini elettorali, anche in termini di impegni elettorali propri, per cui c'è un elemento soggettivo di limiti evidenti che abbiamo, appunto l'organizzazione eccetera, c'è un elemento di contesto, cioè quando noi diciamo l'assenza di democrazia, di conoscenza e di informazione rende asfittica la condizione anche all'interno del partito, del movimento eccetera, non solo all'esterno, e non possiamo pensare che questo poi rimanga senza conseguenze, senza effetti anche sulla vita interna. Effettivamente momenti anche elettorali, penso all'ospitalità del 2005, alla rosa nel pugno, ai 9 parlamentari accettati del ricatto di Veltroni, ma a tanti altri momenti, alla lista Bonino eccetera, hanno trovato, allora non c'era ancora Radicali Italiani, ma insomma negli altri fasi sì, in Radicali Italiani anche un momento di dibattito, persino di decisione, delibere, di orientamento, di indicazione eccetera. Questa volta effettivamente questo non è accaduto, bisogna prenderne atto, nel senso che non è accaduto. Si può pensare per una perfidia antidemocratica di Pannella, dei vertici, del ceto dirigente che vuole tenere un proprio potere, io questo non lo credo, ma si può credere, non c'è ovviamente lesa maestà nel pensarlo. Si può pensare che questo sia stato un insieme anche di disattenzioni. Io mi interessa vedere un po' davanti, perché il comitato giustamente sviscera quello che è accaduto, ma l'unità politica, quando si riesce a trovare, non si trova sul passato, si trova sul futuro, cioè su impegni e realizzazioni per quello che andremo a fare. Allora il futuro, a mio parere, anche del recupero della possibilità di discutere e decidere assieme su scelte elettorali anche politiche del fronte italiano, passa da un ritorno di vita politico statutaria del Partito Radicale Transnazionale, perché questo è fondamentale per mantenere o restituire una prospettiva, una visione anche al fronte nazionale, e dall'altra parte, se sul fronte italiano non ci si limita a porsi l'obiettivo di organizzare i radicali del fronte italiano, magari elettoralmente per delle liste radicali, ma il nostro obiettivo è sempre stato, diciamo, con un obiettivo maggioritario attraverso il referendum. Noi abbiamo sempre puntato non a gestire l'X% dei nostri voti, ma a fare battaglie che vincessero nella società col 51% di voti o di consensi sul caso Welby o la lotta di Luca Coscioni, eccetera. Allora, anche qui
prima c'è la politica e poi c'è l'organizzazione, le regole, le cose, cioè nel senso prima la politica significa prima ci sono gli obiettivi da mettere davanti, le soluzioni organizzative, di proposta elettorale devono seguire uno slancio, un'attenzione che è quello non di ben gestire il proprio orticello ma di mandare a segno delle incursioni nelle contraddizioni, nelle crepe che il regime, la partitocrazia consente. Se questo rimane il cuore del dibattito, con tutte le divisioni sulle responsabilità, gli errori eccetera, ma se questa tensione sul futuro rimane il cuore del dibattito, l'unità politica è possibile, perché l'unità politica radicale non è mai stata e non è per definizione, per statuto, un'unità di disciplina, ma è un'unità di obiettivi, anche con gente diversissima da noi. Anzi, se noi non riusciamo anche a convincere gente che oggi non è radicale, allora abbiamo perso in partenza. Marco, hai evocato, adesso rapidamente andiamo alla conclusione, ma hai evocato questa cosa degli orti e diciamo un po' degli interessi interni come un pericolo da evitare, ma volevo chiederti, attualmente pensi che anche all'interno della dirigenza radicale sia completamente assente questo tipo invece di... Non dico un pericolo da evitare nel senso che non bisogna discuterne, anzi... Se... No, no, pericolo la discussione, cioè che non ci sia in realtà un pochino una sorta di corporativismo interno certe volte. Allora, in questo caso io potrei dire faccio parte del gruppo dirigente o del ceto dirigente o della classe dirigente, probabilmente nelle varie definizioni possibili, sì. Perché sono stato europarlamentare per due volte, sono ancora oggi rappresentante. Non a quel livello, io parlavo dei vari gruppi trasversalmente, no? Una premessa, nel senso che potrei essere comunque meno, come dire, oggettivo o guardare dal di fuori una situazione della quale invece sono e rivendico e sono fiero di essere totalmente, come dire, interno. Ci sono ragionamenti, divisioni esistono evidentemente nel momento di difficoltà come questo, e poi è il momento in cui sono i momenti in cui le divisioni vengono esaltate. La domanda forse giusta o più utile è: ci sono oggi delle motivazioni interne di potere, di appunto corporative o corporativiste che nel dibattito prevalgono sulle ragioni politiche? La mia impressione è di no, che non significa che non esistano, ognuno ha degli interessi. La domanda era quella, sei fatta da solo, ma la domanda era quella. Ognuno preferisce essere, non so, parlamentare magari piuttosto che non è, cioè è chiaro che riuscire a fare coincidere quello in cui si crede con anche un'affermazione personale è il massimo, quindi ti devo dire che ero scontento che di essere parlamentare europeo e che preferisco non essere. No, mi sarebbe piaciuto se non ce l'avessimo fatta, anche per la mia condizione personale, quindi come possiamo chiamarlo, un conflitto di interesse nel discorso, nel dibattito interno è assolutamente fisiologico. L'antidoto qual è? L'antidoto è quello, tanto della pubblicità assoluta che si continua a mantenere su questo dibattito, è l'antidoto delle regole, e per questo dico la vita politica del Partito Radicale eccetera, dopodiché ognuno fa le proprie valutazioni e io ritengo che con tutti i nostri limiti questa sede, questo comitato, i dibattiti a Radio Radicale, le interviste eccetera rimangono sedi, quelle radicali, dove il dibattito è innanzitutto politico, di obiettivi, prima che di altro, poi altro è fisiologico che ci sia. La mia impressione è che come radicali comunque la forza, la nobiltà e anche un po' la priorità della politica la stiamo mantenendo e rispettando, non senza commettere errori. Marco, ultima cosa, tu sei anche consigliere comunale a Milano, come sta andando il lavoro?
Come sta andando? È chiaro che in una maggioranza, diciamo, a sostegno di Pisapia sindaco, nella quale però non siamo stati chiamati a far parte, diciamo, del governo della città, né un qualsiasi tipo di coinvolgimento, di rapporto politico, per cui i risultati li otteniamo, come dire, da fuori, il referendum su Area C, sulla mobilità, referendum sulla trasparenza, l'Expo, insomma, stiamo in questa situazione un po' di esterna, di riuscire a realizzare soltanto nel momento in cui noi riusciamo a coinvolgere i cittadini, di fatto non c'è un vero rapporto, interlocuzione proficua sul piano della politica. È chiaro che dopo la porta in faccia sbattuta da Ambrosoli è una condizione ancora più difficile sul piano del rapporto con questa maggioranza comunale. Fortunatamente non abbiamo vissuto in questi anno e mezzo dalle elezioni comunali ad oggi, non abbiamo vissuto aspettando che le istituzioni ci facessero il favore di chiamarci per poter fare politica e realizzare delle cose. No, abbiamo 5 delibere di iniziativa popolare su cui abbiamo raccolto le firme, forse ne raccoglieremo su altre, quindi il metodo dell'iniziativa popolare e anche del ricorso giudiziario sulla trasparenza, sull'anagrafe pubblica degli eletti, ci lascia dei margini di incursione anche senza l'aiuto di nessuno. Hanno finito di regalarti i biglietti? No, purtroppo, diciamo, abbiamo ottenuto una parziale trasparenza del sistema, ma non ancora la sua eliminazione, la sua riforma, quindi stiamo andando avanti. Grazie a Marco Cappato su Liberi.tv. Grazie ancora. Voi.